Allora, in questo momento è iniziata la diretta, salutiamo coloro che ci seguono da casa, lo facciamo con un forte applauso, tutti quanti insieme, grazie. Ci troviamo presso le palazzine qui a Pregiato, quest'altro capolavoro d'arte che è stato realizzato dalle amministrazioni precedenti. Fino a mo' si parla di patto ambientale, di legge paesaggistiche, non so questi colori e questi pannelli da chi sono stati approvati. Certamente non solo non belli, ma credo anche poco funzionali, e soprattutto a voi che nelle case vivete in una maniera disgustosa e poco dignitosa. Nel nostro progetto c'è anche questo, l'abolizione di questi pannelli e che si ritorna al tradizionale bozza e tonaca, come sempre facendo il cappotto, quindi stando freschi d'estate e caldi d'inverno. Lo fanno tutti perché bisogna fare queste altre scienze e vivere in una maniera poco dignitosa. So tutti i vostri bisogni, perché conosco la maggior parte di voi, qualcuno viene al locale e ci vediamo sempre, che si lamenta, altre persone ci conosciamo da anni e anni, tante volte sono venuto qui anche per manifestazioni a casa di Giovanni o altro. Certamente non ho la bacchetta magica, certamente non dico dopo il 22 settembre, quando andremo a governare, subito iniziamo e cambiamo. Ma una cosa è certa, questi incontri li faremo spesso. Non voglio essere il sindaco seduto in palazzo di città, voglio essere il sindaco dei borghi, il sindaco dei quartieri, il sindaco che sta in mezzo a voi. Mi piacerebbe fare anche una grande tavola qui insieme, stare veramente insieme, condividere momenti belli e momenti meno belli. Questo significa fare il sindaco che si sporca le mani con la sua gente, in senso buono. Certamente i problemi ci sono, problemi di infiltrazione, gli ascensori, il grande problema. Parliamo tanto del mondo dei disabili, parliamo tanto di stare vicino alla persona anziana. Come può un disabile, un anziano arrivare al terzo piano? Ce la mamma mette fuori, senza ascensore. Come si può vivere con dei pseudo garage o negozi che stanno al di sotto della strada? Come si può vivere con le fogne che ormai già non vanno più? La manutenzione ordinaria che non esiste. Non vogliamo parlare dei grandi lavori e dei piccoli lavori, perché non si fanno? I vostri macchine che non ci sono. Allora, noi vogliamo dare una casa, una famiglia, diamogli anche i servizi. Diamogli anche i servizi. Certamente si vedono chiaramente i palazzi non finiti, strutture completamente abbandonate. Certamente le situazioni anche dell'ingresso sotto scala e dinanzi agli occhi di tutti. Qual è la nostra intenzione? Certamente la prima cosa che si deve fare è scivolare fondi che di per sé già ci possono essere e continuare queste opere sospese. Non si possono intraprendere nuove opere se non si finisce il vecchio. Qualcuno può dire l'amministrazione uscente Servalli vuole continuare, ma cosa vuole continuare se non abbiamo ancora iniziato? Il nostro progetto è vedere anche nella zona qui di Pregiato la sistemazione al di sotto, completamente abbandonata, dove c'è di prefabbricata. Ancora il palazzetto dello sport, sta vicino a voi, completamente abbandonato. Creare il palazzo degli eventi per le nostre feste, per i nostri appuntamenti, per le nostre manifestazioni. Già doveva essere finito. Lo sapete perché? Perché ci furono 4 milioni di euro che dovevano essere spesi per la piazza San Francesco con la gara d'appalto, furono dirottati qui per il palazzetto dello sport. Purtroppo sono stati restituiti i soldi, non è stato fatto più nulla. C'è poco interesse per la città. Chi ha interesse?
soltanto per la poltrona, soltanto per lo stipendio o fuori posto a fine mese. Amministrare la città è tutt'altro. Qualcuno mi ha detto, ma tu hai fatto prendo un modo, che ne capisci di amministrare? Me lo dite adesso? E quello che ho amministrato a San Francesco, 25 milioni di euro. Ci siete stati tutti, conoscete tutti la realtà. Era un cumulo di pietre, non c'era neanche la struttura di cemento come sta di fronte a noi. Ed è stata fatta. Bisogna sapere amministrare. Qualcuno mi dice, ma amministrando si ha paura della magistratura, dei processi. No. Se uno non tocca i soldi pubblici, se uno non ruba i soldi pubblici, la magistratura non gli può fare nulla, perché di fronte ai problemi del sociale, di fronte ai problemi della gente, di fronte ai problemi della salute, nessun magistrato ti condannerà mai. Ma se uno ruba, se uno si approfitta, ecco allora che avere paura della magistratura. Io non ho paura di nulla perché in 20 anni non mi sono approfittato di nulla e di nessuno. Bisogna solo far quadrare il cerchio. Ho bisogno del vostro aiuto. Voi mi conoscete? Mi sono mai approfittato di nulla e di nessuno? Vi posso parlare a lungo di tante intenzioni che ho. Una cosa è certa, che andremo a governare con tutta la fratellanza in uno spirito di libertà, di disinteresse e di grande piacere. Quelli della lista lavorano tutti, non hanno bisogno del comune per vivere, pure io lavoro come tanti di voi. Quindi il nostro obiettivo, il più obiettivo della fratellanza, della nostra lista, è di vedere il meglio della città, ma soprattutto al centro di questo grande programma abbiamo messo la persona. Questo programma, vedete, non è un insieme di cose da fare, ma questo programma vuole mettere in evidenza la persona, perché dalla persona scaturiscono tutti i progetti. Da quando si nasce, dalle scuole, dall'attenzione alle famiglie, l'attenzione agli anziani, fino all'ultimo istante quando la persona viene portata al cimitero che è completamente abbandonato. Io non faccio promesse. Io all'epoca dissi faremo la chiesa, è stata fatta. Io vi dico lavoreremo e lavoreremo. Se eventualmente non farò nulla, dopo un anno buttatemi già giù dal comune. Se mentre continuo a lavorare e lavoro per voi, mi dovete stare vicini, mi dovete aiutare, mi dovete sostenere, incoraggiare ed entusiasmare. Io continuerò a lavorare per voi sempre, sempre. Anche la domenica, perché io non ho famiglia, non ho nessuno, la famiglia siete voi. E quando dico nelle palazzine si organizza la festa insieme, si sta insieme, si mangia insieme, è perché voglio che non ci siano mai litigi, divisioni, ma sia una sola grande famiglia. Questo non lo voglio io, è tutta la fratellanza che lo vuole. Il Papa in questi giorni sta parlando che nei paesi, soprattutto degli arabi, ci sia lo spirito della fratellanza, dello stare insieme, della condivisione, dell'amore. Questo è lo spirito che ci deve distinguere dagli altri paesi. Allora, io vi posso parlare a lungo dei tanti progetti, dell'Axon, fare le piccole casette per gli anziani soli, qui il pronto soccorso, dove sta la grande struttura dietro gli anziani, con l'elicottero per trasportare i malati ovunque. Ancora, fare il palazzetto sanitario oggi. Sono state nelle case popolari a San Vito Lupo.
qua possiamo dire statore e fiocco. Nella zona dietro le palazzine mi sembra di stare all'Amazzonia, alla foresta. C'è di tutto e di più. Io mi auguro che con il video che porteremo in onda andranno a pulire, perché ogni volta che parlo io, a nome della fratellanza, a nome del partito, dopo 24 ore arriva la squadra a pulire. Qualcuno dice, ma cazzo era fatto così, e non so cosa pulizzare. Quindi vuol dire che la mia voce, la voce nostra del partito, fa molto paura in città. Dopo invito a prendere un po' tutta la zona, fa vedere le palazzine così, come sta abbandonato il parcheggio, come sta abbandonato il terreno, e speriamo che si prenda in considerazione anche questo. Le strutture per i bambini. Quest'area, come anche un'area, può essere adibita anche per i bambini. Certamente con le norme di sicurezza, ma sti bambini andando ai giocatori. A dove andrà sta? Chi caccia la parte, chi caccia l'altro? Dove esiste un parco per loro? Qui erbe, piante e fiori non esistono più, sono tutti abbandonati. Certamente c'è bisogno anche del vostro aiuto, della vostra collaborazione. Se io qui vi vengo a sistemare, vengo di persona con i giardinieri, voglio il responsabile, due persone, mi dovete controllare, mi dovete curare il tutto, perché io quando vengo a visitare, se eventualmente qualcosa non va bene, siete responsabili. Se avete fatto un buon lavoro, è mio compito farvi anche lo sconto sull'immondizia, darvi un premio per quello che avete fatto. Ecco cosa significa collaborare insieme. Ma se io lavoro per voi, vi realizzo anche una villetta, e dopo tre giorni, a dove scassate? Io così va, faccio stare. Non è che un comune tutti vanno a darmi a cucciare. Quando mi disse delle case popolari, lo sapete che ho detto io? Non so come si può fare, ma se si può fare, regalatele e basta. Finisce sta storia. Perché così ognuno di voi diventa anche responsabile della propria casa. Io vi voglio aiutare, voglio stare vicino. Ma questo lo facciamo insieme. Se io vi porto qui una pianta secolare di un ulivo, ma da sta pure accorto, ogni tanto ci mandate un po' dell'acqua. E che ci veniva troppo comune. Ecco cosa significa stare insieme. Ecco che significa sporcarsi le mani con voi. Se io dico domenica prossima vengo a mangiare qui con voi, non fa niente di particolare. Gli uomini preparano il tavolo, le donne cucinano, consumiamo quello che avete e stiamo insieme. Dice, ma noi teniamo tanto problema, per un giorno si può stare tutti insieme, come stiamo adesso. Perché se si vive in pace, voi campate scientate, si sta ad appiccicare un oculare, in aguento con Dio, uno non può si mangiare, diventa veleno. È vero questo? E le case popolari sono state sempre case di disciuti. E questo non lo voglio, non lo voglio io, ma non lo vuole tutta la fratellanza. Ci sarà il responsabile qui. Vito, a dove sta? Si vede una cosa storta qua, la caccia a capo c'è un comune. Perché faccio i responsabili di ogni quartiere, di ogni porto? Perché certamente un sindaco ha un po' di capo. Ma se ho fatto responsabile a lui e faccio un intervento e questo intervento poi da voi stessi verrà abbandonato, gli avvio un caccia a calcio, faccio in modo che vada via. Questa è la trasparenza, qui non c'è stato compromesso, che a me non mi da fa bustare, non voglio niente, neanche i soldi del comune a fine mese vengono messi in un fondo per aiutare qualche famiglia che cade improvvisamente in disperazione. Un papà e una mamma, uno solo fa diventare cosa, in modo proprio che, mentre non si risolvono i problemi che la fa, chi è o pacchi i pasti che ce l'ha, la carità che ce l'ha la busta, o comune che ce l'ha qualche cosa, bisogna intervenire direttamente.
deve continuare a percepire lo stipendio del marito finché non si trova la sistemazione, da un mese, due mesi, tre mesi. Questo significa pronti interventi e state vicini alle famiglie. Qualcuno mi ha detto, ma il sindaco Selvaggio è stato vicino alla gente per il Covid. Non ha fatto altro che fare il suo dovere, quello che hanno fatto tutti i sindaci d'Italia. E ha fatto bene, guai se avrebbe fatto diversamente. Ma vi ricordo che il sottoscritto, con i suoi volontari, l'assistenza l'ha fatta nel 1996, quando è arrivato a capo. 140-160 persone ammaggiate, famiglie che le mantenevamo noi, gente che lavoravano con noi, 75 operai lavoravano per la fabbrica della costruzione, cioè per dire la città, e tutto sistemato, regolarmente pagato. Alcuni di loro oggi sono in pensione. Quante persone hanno avuto benefici? Io dissi, se tutte le persone che ho aiutato oggi mi presento a casa loro per chiedergli il voto, io esco senza ballottaggio. È stata una processione qui, sempre. Quando il sabato e la domenica si veniva al convento e venivate guardate, la maggior parte di voi, che con 1,50 euro, 2 euro, 5 euro, mangiavate e stavate insieme, quei soldi non andavano ai frati. È il fondo cassa per mantenere le persone che lavoravano all'interno del convento, persone che non avevano lavoro, chi prendeva 200, chi 300 a settimana, chi 350, a seconda delle condizioni familiari, mentre non trovavano una sistemazione. Questo significa la carità, non assistenzialismo. L'assistenzialismo va abolito, perché la persona deve avere la sua dignità di uomo o di donna che sia. Le donne, che ricchezza sono le donne. Dopo mi facciamo capire con tutte le donne presenti. Perché? Tutti quanti dicono io vivo sulle ruote di femmine. Non credo, anche voi uomini non tanto. Perché ho sempre privilegiato la classe femminile. Tant'è vero che con il dottor Cremone ho fatto sempre un discorso per salvare quanto più donne possibile, per far fare la mammografia, per stare vicino alle donne operate al seno. E allora dicono tutti che a te ti votano solo le donne, perché le donne sono quelle che fanno più sacrifici degli uomini. La femmina non si lamenta mai, pure si tiene la femmina. L'uomo si tiene 10, 36 pietre, 37, già se lamenta. Fa cadere tutto un mondo in cuore. Va bene allora? Ah, è bello. Quando un uomo tiene la femmina, stai in da casa in uomo. Tant'è perché la moglie dice, ma quanto te ne va? Allora dico così, che la donna è quella che inizia a lavorare per prima e va a letto per ultimo. Quindi le donne hanno una marcia in più degli uomini, siete sempre più forti di noi. E siete anche la nostra ricchezza. Si dice casa senza donna e nave senza timone. Allora io sono vicino a voi. L'ho fatto per 20 anni, ora lo faccio sotto una veste nuova, come amministratore della città. Vi invito a votare me come abitante della mia lista. Perché? Perché dobbiamo essere una sola squadra, forte, senza compromessi. Guardate, voi non potete peggio, potete soltanto migliorare. Avete scelto tanto, datemi la possibilità. Vediamo se so giocare queste carte. Se casomai non gioco le guardie, vincete voi, fate scala 40 e mi cacciate fuori. Se poi le carte le gioco bene, tra 5 anni mi riconfermerete e ricominciamo ancora di più. I progetti da fare sono tanti e io ho dietro di me una grande squadra, non solo della lista, ma anche di collaboratori che stanno lavorando per i progetti. Tra poco faremo l'incontro per quarta rete tutti i sindaci. Chiacchiere non ne voglio, voglio i fatti. Io i fatti li ho fatti già, le opere già le ho fatte. Datemi la possibilità con la fratellanza di fare Cava veramente una delle città più belle di me. L'altro giorno, domenica,
a pranzo al locale, cioè al Monaco, venne una coppia di anziani. Io generalmente mi piace servire a tavola, io ho sempre fatto questo, anche i poveri venivano serviti da me. A un certo punto lui mi disse, dopo potremmo dire due parole. Dice, tu madonna mia, da dopo sapete tutto il programma politico, ma è una parola, mi sono stanco, ma comunque mi sono seduto e ho detto, cos'è che non vado? Vi voglio dire una cosa, state attenti, le persone anziane sono sempre sagge. Voi mi credete che andando al comune ottenete un beneficio? Voi vi credete che andando al comune ottenete qualche gratificazione? Se andate al comune, siamo noi che otteniamo un beneficio. E lo sapete perché? Perché solo il fatto che un ex frate, un ex sacerdote, per la prima volta nella storia sale al palazzo di una città, in pochi minuti la notizia fa il giro dell'Italia e il giro del mondo. Cava diventa il grande simbolo della rivoluzione e del cambiamento. Quello aveva ragione. Oggi ci conoscono già in tutti i comuni limitrofi perché c'è un monaco candidato sindaco alla città. C'è un ex frate, un ex monaco come lo chiamate voi, che vuole amministrare la città con una politica nuova e pulita, senza compromessi. E poi fare una scuola politica insieme. I vostri giovani devono venire alla nostra scuola politica. Si devono imparare ad amministrare in una maniera pulita e trasparente. Oggi i giovani non vogliono fare politica. Adesso tanti giovani mi dicono, Gigi, siamo contenti, andremo alla grande. I giovani ci appoggiano perché abbiamo fatto anche i progetti per loro. Io vi ringrazio, se avete qualche cosa da dire, da chiedere, io già tengo tutta la lista di tutti i problemi che stanno facendo, perché ogni parte sto individuando i problemi da affrontare, è inutile a parlare. Però mi ha fatto piacere che sono venuto. Mi fa piacere stare insieme. Io chiedo a voi, mi fa piacere o no? Non mi fa piacere? Vi ringrazio di cuore. Ora vi dico come si vota, che è un grande problema. Perché state attenti che molte volte si può sbagliare facilmente il voto e la scheda viene annullata. Se volete votare per il sindaco Luigi Petroni, per la fratellanza, mettete subito la croce sulla fratellanza e il cognome del candidato, perché Luigi Petroni già c'è. Quindi prendetevi il facsimile, non c'è problema, ve lo portate e copiate così. Se eventualmente vi trovate in difficoltà, in un problema, cioè che significa? Vi trovate con un parente, un nipote di un'altra lista, allora decidi come ha già fatto. Benissimo. Mettete la croce su Luigi Petroni, sindaco, e poi votate il cognome di un altro partito con la sua lista. Quindi è semplice. L'importante eventualmente è portare il sindaco Luigi Petroni, se volete il cambiamento, se volete stare così, che state bene e tranquilli, ci continuiamo a voler bene. Quando ci volevamo vedere ci vediamo e ognuno fa la sua storia e la sua vita. Io credo che è venuto il momento di cambiare tutto. Guardate, 12 apostoli rivoluzionari il mondo. Se questa sera vi unite tutti, chiamate i vostri parenti, amici e conoscenti e li invitate a votare Luigi Petroni, se si esce senza il ballottaggio, noi dal 23 di settembre possiamo già iniziare a governare per la nostra città, per il grande cambiamento, per la vera e propria rivoluzione, soprattutto per i veri valori umani e morali e tra virgolette anche cristiani. Grazie a tutti.